Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento di Ore d'Orrore, una nuova live, una nuova diretta e chiaramente un nuovo ospite che stiamo per far entrare. Stiamo per far entrare l'ospite. Ciao Pietro, intanto, ciao Maurizio, ciao Max. Allora, ho invitato l'ospite. Vediamo se riusciamo a farlo entrare. Innanzitutto, buonasera, vi voglio ricordare che domani sera c'è il doppio appuntamento con gli Ore d'Orrore Awards. Quindi non mancate, il primo appuntamento alle 21:30, il secondo alle 22:35 e poi sabato, ve lo dico subito, annunceremo le candidature dei cortometraggi della Puglia Horror Film Festival. Quindi non mancate, sarà un gran gala, o gala, fate voi, sabato alle 21:30. Allora chiedo a Gabriele Farina, semmai, di spegnere il cellulare e riaccenderlo. Perché gli mando l'invito, ma poi mi dice che gli viene rifiutato, quindi c'è un problema con il cellulare, altrimenti può accendere Pupi il cellulare e facciamo la diretta direttamente dal cellulare di Pupi. Quindi adesso vediamo come fare per la diretta, che se non riusciamo con il cellulare, con l'iPhone o con il computer. Provate comunque dall'iPhone a questo punto. Ecco, se mi sentite, provate dall'iPhone perché probabilmente dal PC abbiamo già avuto problemi con un regista in passato, quindi cercate di fare il collegamento a questo punto con l'iPhone, perché alcuni con il PC ce l'hanno fatta, altri non ce l'hanno fatta. Quindi vediamo un po' se riescono ad entrare con l'iPhone o Pupi o Gabriele. Questa sera parleremo chiaramente della filmografia di Pupi Ogiano, questo regista molto interessante, eh? Poi ci spiegherà lui tutte le tecniche dei suoi film. Insieme a lui, appunto, lo scrittore Gabriele Farina, sono ovviamente uniti sia nella scrittura dei libri sia nei film, oltre che da una splendida amicizia. Quindi, tra poco, chiaramente, allora vediamo, noi provo con Pupi. Provo con Pupi, invito Pupi ad entrare. Vediamo. Audio. Ecco, Ammazza, chi è? Eccolo. ciao, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sì, perché col PC alcuni registi hanno avuto dei problemi, non so per quale motivo. Ok, ciao Allora, Tania. benvenuto. Pupi Ogiano e Gabriele Farina. Stavo dicendo anche del Bentrovato. vostro rapporto d'amicizia, oltre ovviamente lavorativo. Sì. Ma noi ci consideriamo una squadra che poi è anche estesa a tutti i nostri collaboratori. In questi anni stiamo facendo questo progettone molto ampio che non è solo cinema, ma è anche letteratura per le novelization tratte dalle sceneggiature originali dei film e Sì. poi tanta musica perché le colonne sonore sono una parte importante dei film, quindi E c'è anche anche la però. vita, la musica, tra poco ci arriveremo, Sì, oltretutto, sì. E quindi è un progetto mo molto, molto ampio, quindi cinema, letteratura, musica, e bisognerebbe appunto approfondire perché, per capire il perché noi ci sentiamo molto squadra. Poi è ovvio che i film li firmo io e quindi, sai, quando uno si espone, il regista, il film di Pupi Ogiano, però dietro c'è proprio un lavoro molto, è una molto. comunità, una famiglia, Bravo, ma esatto. è sempre così. Max Copertino ci dice: grandi, ciao ragazzi, sono appena tornato da lavoro, ma vi Eccolo lì. seguo. E complimenti Ciao ancora per il Max. bellissimo film che ho avuto il piacere di vedere al cinema, bellissima giornata. Sto Esatto. rosicando, Max, smettila di ripetere sempre. Mannaggia, guarda, Erano brivido. presenti alla prima del film. Ho visto tutto, le foto, tutto quanto, maledizione, vabbè. Brivido, un saluto ad Ore d'Orrore al grande Pupi Ogiano. Ciao Brivido Ricci, Maurizio Ah, Firenze, Roberto, grandi ragazzi. ciao. Roberto. Allora, tu sei Sì. torinese,
musicista, Torino, filmmaker di videoclip e di documentari, co-ideatore del Dario Argento Tour Location Torino. Non l'ho mai fatto, le location di Profondo Rosso qui a Roma le conosco a memoria, ho pubblicato anche delle foto di ciò che si poteva insomma vedere. Questa è una bella occasione per averti ospite a Torino al prossimo tour. Magari, assolutamente sì, perché a Torino mi mancano. A Roma l'ho vista tutto, ma a Torino mi mancano. È una bella esperienza da fare, se poi sei argentiana ancora di più. Certo, ci sono cresciuta con Dario Argento, sono qui per lui. Esatto. Allora, sì, sei partito dalla musica, non sei l'unico, abbiamo intervistato anche delle precedenti, molti registi partono da essere appunto registi di videoclip musicali e poi passano ai corti e poi passano ai film. Certo, ma quello è un passo così. Sì, è un passaggio un po' obbligato, nel senso che è molto più facile partire con la musica per un discorso proprio di cioè, ti compri uno strumento, inizi nella tua stanzetta così a esercitarti in tenerissima età e poi con le prime band inizi a fare tutto un percorso di così, no? Invece per quanto riguarda il discorso filmico è già più complesso perché lavorare su un set comunque devi avere attrezzature, devi avere un altro tipo di impronta. Esatto, la band vai in sala prove, suoni e poi organizzi i concerti e si rifà lì. Poi hai fatto anche documentari, due... no Pupi? Anche documentari, e anche qui non sei distinto e distante da molti registi che hanno fatto molti documentari. Sono una ventina d'anni che praticamente faccio tutto il mezzo per così per allora il discorso è questo qui. Quando sei piccolo tu inizi, devi buttare fuori l'arte che hai in dentro, qualunque essa sia. Cioè, io ho iniziato con la musica, ma parallelamente ero già un divoratore di film già in tenera età. Io ho Profondo Rosso, che è il film Ardine, l'ho visto a 8 anni, ti posso, cioè puoi immaginare, io a 6, immaginare non quel lo che... dovrei dire ai miei, no, perché se c'è qualche psicologo puoi capire che devastazione ha creato in me quel film lì. Quindi cresci con quella con quell'idea, no? Cioè, voglio dire, sono shock devastanti in tenera età vedere un film così. E niente, e poi parallelamente appunto la musica, quindi le due cose andavano a braccetto, fin quando poi ho iniziato a sperimentare il discorso del videoclip musicale, che univa le due cose in questa alchimia meravigliosa di musica e immagini, e quindi ho iniziato così. Poi tramite l'amore viscerale che avevo nei confronti di Dario Argento, che conosco da 35 anni, anche più, era l'85, la prima di Fenomena. Perché è successo così, io ho guardato Profondo Rosso a 8 anni, poi per 4-5 anni non ne volli sapere, proprio per lo shock di cui ti dicevo prima. E poi alla prima di Fenomena... Avevi qualche corridoio a casa, Pupi? Io ce l'avevo, uguale. Ma poi ti creava tutto un disco, cioè non potevi avere più un quadro, erano diverse le tu cose. Tu pensa, padre era pittore, avevo questo lungo corridoio in una casa di Viale Marconi, Nita. E per andare al bagno per me era praticamente impossibile, la porta della cucina era murata, perché avevamo aperto la porta della cucina in salone, e ovviamente che cosa poteva fare mio padre? Mettere un bello specchio proprio... Sulla fine o entravi nell'horror come hai fatto, non ne avresti mai più voluto sentire parlare. Esatto, assolutamente, capisci con che trauma siamo cresciuti. E quindi niente, alla prima di Fenomena io ebbi proprio così l'onore di conoscerlo e constatai, perché io dico sempre che per me Dario Argento a quell'età lì non era un uomo, una persona normale, per me era Frankenstein, era l'uomo lupo, era Dracula, era un'entità, non era una persona. Cioè, quando poi vedo questo uomo solarissimo, col sorriso stampato, amato da tutti, e timidamente vado lì a stringergli la mano, capisco che si poteva entrare in questo mondo in senza... Che non era un alieno. Hai capito? Ecco. E da lì nasce proprio l'amore incondizionato per tutto quello che poi ha fatto, quindi ho iniziato a recuperare qualsiasi cosa,
di suo di precedente, perché all'epoca era difficile avere, cioè c'era il VHS, c'era le vecchie VHS. Quindi ho recuperato tutto e poi iniziavi a fare le prime cose di video, quindi le due cose andavano a braccetto. Questa cosa me la sono ritrovata quando poi sono passato al lungometraggio. Per me è stato facile lavorare con il montaggio, la ripresa, il montaggio e musicarlo, hai capito? Quindi è stato un processo... tanta gavetta, Pupi, perché hai fatto diverse cose prima di arrivare alla regia. Sì, ho fatto riprese live nei concerti, videoclip musicali a centinaia, documentari. Solo su Dario Argento ne ho fatti 4. Tu hai fatto brodo oppure c'è qualcosa che non riferisci? No, io di solito non mi pento mai, anche nelle cose magari che col senno di poi puoi dire questa l'avrei potuto fare, ci trovi comunque sempre, anche nella cosa un po' più zoppicante, ci trovi sempre comunque il tutto fa, insomma. No, no? Ma è tutto... saremo ancora a te, Gabriele, da quanto tempo vi conoscete? Ci conosciamo da una dozzina d'anni, 10-12 anni, e ci siamo conosciuti proprio per il tour su Dario Argento. Ecco, parla un po' tu, Gabriele, come vi siete conosciuti? Guarda, era proprio... Allora, io ho scoperto che stavano organizzando un tour su Dario Argento, autore che io amavo, e io ho amato sempre sia Torino che Dario, ho detto, bisognerebbe fare un tour a Torino sui film di Dario Argento. Me lo sono ripetuto per un po' di anni senza muovermi, anche perché non avevo in realtà la conoscenza poi reale delle location approfondita. Esatto, ma ho scoperto che stava nascendo questo tour organizzato da Pupi e allora da Davide Della Nina, e quindi partecipai a quel tour e ci conoscemmo così. Poi un paio di anni dopo entrai anch'io a far parte dell'organizzazione, e adesso la stiamo portando avanti noi, ma il contatto è stato quello. Sono tanti anni, no, che va avanti questo tour. Eh sì, dal 2011, quindi sono dieci anni che poi in realtà non è stata neanche un'idea nostra, ma sono stati i fan proprio a consigliarci di fare questo tour, perché noi facevamo delle schede sulle location, perché io sono stato un po' un precursore, nel senso che negli anni 90, quando internet non esisteva, e io avevo questa febbre compulsiva non c'era niente, io stampavo i frame, le fotocopie, e andavo in giro per la città per trovare appunto le location. Dopo, una volta trovate, fai col Davinotti tutte le schede con gli indirizzi, diventa molto più facile, però all'epoca non c'era niente. Io mi ricordo che una volta, per trovare una location nella collina torinese, ho fatto 23 km a piedi. Bellissimo. Per trovarla, perché non avevo trovato punto di... ho mandato i segnali di fumo, però per dire, perché non c'erano proprio punti di riferimento. Dove sarà? Poi Dario ha anche questa roba molto interessante, che gira una strada che dà su un palazzo, che dà su un cortile, ma sono tre location diverse. Poi ricordiamo il film dell'Argento: se a Torino giri l'angolo e ti ritrovi a Perugia, il cimitero di Perugia, cioè nel senso, hai capito, esattamente quella cosa. Cosa più lo conosciamo, no? E gli piace così. Però, hai capito, siamo riusciti con gli anni a fare questo intricato quadretto, a metterlo a puntino, e quindi adesso è tutto nero su bianco. Bellissimo. Come sei arrivato al tuo primo film, Pupi? Quella è un'altra storia interessante, perché in realtà il primo l'ho girato nel 2018, però sono storie che io avevo nel cassetto da anni e anni. Il primo trailer uscito il 29 ottobre, il giorno del mio compleanno. Ma dai, sì? Che il primo trailer uscì il 29 ottobre, o è stato pubblicato da questo sito il 29 ottobre, o il trailer è stato pubblicato qualche giorno prima e poi questo sito l'ha riproposto il 29 ottobre. Ma io mi ricordo che un trailer l'avevamo tirato fuori il 31 ottobre, che era per Halloween. Ah, ok, sì, vabbè, però sì, può però essere. Il periodo era quello, sì. Bellissimo comunque. Erano tutte storie praticamente che io scrivevo, che mettevo nel cassetto, poi le riprendevo, le cambiavo, insomma. Quando ho deciso di fare questa cosa qui, che all'epoca era realizzo il primo film, ma in realtà c'era già l'idea di base di fare un ciclo di 6 film uniti da una frase che poi andava così a chiudere un concetto, che poi è il concetto
il mio punto di vista del cinema di genere italiano, ecco, questo toccando tutti i generi che mi hanno formato come autore, quindi la fantascienza, l'horror, il thriller, il giallo, il mystery, eccetera, eccetera. E quindi la paura trema contro? Allora, Pupi, la paura trema contro. Tu parli della famiglia. Sì. Hai affrontato il tema, diciamo, della famiglia. Che cosa volevi raccontare con questo film? La paura trema contro. E trema contro chi? Già, ottima domanda. Già iniziamo, vedi, io questa non posso risponderti, perché... Lo so, è per quello perché che... Perché se ti rispondo andiamo a bruciarci il finale. In realtà, la paura trema contro... Nel racconto del film, la paura trema contro chi? Non tanto nel film, in quello che poi tu volevi raccontare, nella società, no? Perché nel racconto di questo film c'è molto, no? Beh, c'è... sì, ci sono anche... Ma in tutti i film miei comunque c'è anche la critica sociale, cioè sono film molto elaborati, nel senso che io non cerco nel film horror il jump scare, lo zompo ogni 5 minuti, capito? Dio ti benedica! Quella roba lì, a me non interessa. E poi anche l'effettaccio cruento, che ovviamente mettiamo nel film, perché se fai horror comunque... Però lo inquadro sempre in modo che sia anche un pochino elegante, cioè che abbia... Che venga fuori un quadro, che sia dettagliato in modo da... Che non, cioè a me lo splatter interessa relativamente, capito? E quindi... sono delle vere sedute psicanalitiche i miei film, in realtà non sono horror nel vero senso della parola, anche perché quasi è difficile incasellarli, diventa poi proprio difficile incasellarli, cioè la paura trema contro è un film di fantascienza per lo più, ma dentro ci sono tutti quei generi che mi hanno formato come autore, quindi c'è un pochino, c'è l'horror, c'è il thriller, ma c'è anche l'indagine della polizia, perché a un certo punto entra questo commissario di polizia, in realtà. Sì, no, che fa la sua indagine, un commissario veramente fuori di testa. Quindi se mi dovessero dire, noi l'abbiamo chiamato Fanta Horror, ma in realtà è un film che abbraccia un pochino tutti i generi. Sì, anche è una cosa che ha molti generi dentro, non è solamente un Fanta Horror. Esatto, però la scintilla scatenante è quella della fantascienza, allora è un Fanta Horror. Però tutti i miei film hanno questa cosa che poi sconfinano e giocano coi generi, sconfinano dell'horror che diventa thriller, che diventa giallo. Cioè sono molto particolari da questo punto di vista. E quindi La paura trema contro è un film di fantascienza, ma in realtà è un pochino travestito, ecco. Questo è... E cos'è per te la famiglia oggi? La comunità, ciò che si trova all'interno della cosa rappresenta oggi? In realtà dovrebbe essere il posto più tranquillo del mondo. Però già nel terzo film, che Nel ventre dell'enigma, c'è un finale che strizza molto l'occhio su questa cosa qui, che in realtà poi alla fine risulta essere in realtà il posto dove delle volte, e bisogna avere anche molta sfortuna capitandoci dentro, vabbè, delle volte... Meno ma, ecco, sì. Posto dove in realtà succedono delle cose più atroci, se non si ha fortuna, se non si ha la capacità di accorgersi che certi meccanismi possono essere alimentati da situazioni non sane, un pochino particolari. O quantomeno quando l'orrore capita proprio lì, che dovrebbe essere il luogo più sicuro e più protetto, allora è un orrore alla massima potenza, perché non c'è più difesa. E non si è mai preparati abbastanza. Questo film, appunto, parte dalla famiglia, ma fa capire veramente in che società viviamo, soprattutto in questi ultimi 20 anni, dove ci sono episodi scolastici orribili, dove maestri picchiano, addirittura stuprano bambini. Abbiamo visto purtroppo dei casi in passato, i femminicidi che sono aumentati sotto Covid perché gli uomini dentro casa, appunto, hanno più possibilità di appunto usare violenza nei confronti delle proprie compagne, delle proprie mogli, insomma, diciamo che la famiglia, la scuola, tutto ciò, come diceva Gabriele, tutto ciò che dovrebbe renderti tranquillo non è più tranquillo. E forse l'esterno, dove quando ero piccola io mi diceva non fare troppo tardi, devi rientrare alle 11 a casa perché sennò c'è Jack, lo squartatore, oggi forse questo qui non vale più, o almeno non è più così la facciata, insomma, che ti si vuole presentare, giusto?
No, no, ma mi trovi d'accordo. Si è molto imbastardito il mondo in questi anni. E quindi, ma è anche molto più difficile parlarne di queste cose qui. All'epoca si poteva tranquillamente fare un film sul bullismo. Il pestaggio dei ragazzini di It, che scriveva King, oggi se lo fai assume un'altra visione. Un'altra dimensione. Non lo puoi fare più. Oppure fare i complimenti a una ragazza. Se lo fai adesso è subito un problema. E quindi diventa più difficile. All'epoca c'era più libertà anche di sdrammatizzare. Oggi si cammina sempre su. Proprio visto che stiamo parlando di questo, no? Che se fai un fischio adesso l'uomo rischia di andare in galera o comunque viene messo sotto accusa sui social. Te lo chiedo a Gabriele, ma la stessa domanda la faccio anche a Pupi. Si sta parlando tanto di politicamente corretto. Io ho detto qualche tempo fa sul mio post che il politicamente corretto è la nuova dittatura del nuovo millennio, appunto. Che ne pensate, Gabriele Pupi? Quanto sta rovinando questo politicamente corretto, Gabriele? Ma il tema è, non è facile, perché siamo su un filo molto sottile, nel senso che l'assunto su cui si basa tutto il discorso che sta venendo fuori in questi ultimi anni è assolutamente corretto. Cioè, per anni siamo andati molto oltre, sia con le parole che con i gesti, mancando totalmente di rispetto, senza neanche, eravamo talmente abituati che non ci rendevamo neanche conto che un'immagine, un tipo di scena in un film o un fischio magari esagerato poteva in realtà mettere in difficoltà, creare danni. Certo. Quindi assolutamente sì. Certo, adesso stiamo quasi arrivando al limite estremo, però il confine è molto sottile, dipende da tante cose, dal rapporto. È chiaro, con una persona, provo a spingermi oltre, con una persona che non conosco, ecco, il fischio per strada, no, non può essere considerato un omaggio alla ragazza. Certo. Poi se invece ho un rapporto con degli amici in cui all'interno siamo consapevoli che possiamo permetterci delle battute... No, ovviamente parliamo proprio dei fischi, magari anche alla ragazza che tu ovviamente non conosci, che sta camminando, insomma. Certo. Può diventare, insomma, inopportuno. Ecco questo. Pupi? Io, vabbè, sono ovviamente d'accordo, però socialmente è ancora facile. Dal punto di vista invece artistico diventa estremamente difficile. Come potremmo farlo un remake di un film di Thomas Millian? Senza quel suo parlare, chiamare Venticello in quel modo, chiamare un gay. Pensa se Thomas Millian dovesse fischiare Biancaneve. Hai capito? Tutto quello che è successo su Biancaneve, che poi non sapevo niente, mi sono trovato inondata di queste foto, Biancaneve, addirittura in tendenza su Twitter. Che è successo? No, ma il discorso dell'omosessualità, come cioè, no, lo devi toccare in modo tale da non offendere nessuno, perché e quindi ovviamente ti togli tutta quella esatto, quella verve che cinematograficamente andrà a togliere tanto, non si potrà dire più. E io che sono transessuale lo posso tranquillamente dire, Finocchio, Frocio, hai capito, non va detto nella vita reale, quindi diventa anno, però devi iniziare a togliere, questo non si può, questo non si può, questo meglio di no, questo meglio di no. E quello che rimane diventa poco rispetto a quello che avevi prima. Le possibilità proprio, capito? Ma sempre stando, cioè, senza offendere nessuno. Io penso che quelle cose lì all'epoca erano solo espedienti per far ridere, per buttarla magari in caciara, esatto, non per offendere. Però adesso è... Non adesso si può. È tutto cambiato. Come viene avanti Cretino di Banfi, no? Che è stato un cult. Adesso sarebbe... non lo potresti fare. Tanto, capito? Quindi assolutamente. Io alzo le mani. Quando ci sono questi discorsi qua, tendo sempre a... non so, non a defilarmi, però a tentare... Di però fare giusto, sei un regista, è giusto, no, ma per carità, come ho fatto anche con altri registi, perché è ovvio che questo tema si no ci sta va sul teatro, certo. Va sul cinema, va sulla libera espressione dell'arte, quindi oggi si ammazza un cane in maniera finta anche
in un film, è successo già il finimondo in passato, quindi figurati, insomma, si sta un po'. Io mi pongo anche il problema se un attore c'ha la sigaretta in bocca. Ecco, pensa un po'. Hai capito? Poi, in sceneggiatura, valutiamo che quella sigaretta è importante perché ha un senso, non perché deve dare figaggine all'attore, hai capito? Però mi pongo anche, cioè io mi pongo, non lascio passare niente che non sia... cioè sono molto scrupoloso da quel punto di vista, però mi rendo conto che quello non si può, quello no, cioè diventa che ti stanno tagliando le gambe un po' su tutto, hai capito? Allora Yankee ci dice: è vero, sono d'accordo con te Tania, si sta andando troppo dalla parte opposta, secondo me era meglio una volta per certe cose. Poi torniamo alla filmografia, ancora pochi passi. Ancora pochi passi e c'è una sorta di comunità, perché in qualche modo denota delle persone che stanno insieme e poi succedono diverse cose. Tu parli della trama o parli dello staff? Della trama. Parlo della trama. Ancora non pochi passi. Non raccontare niente, non fare spoiler. I miei film sono difficili da raccontare, proprio perché bisogna scoprire di che cosa si parla. Non è l'assassino, quindi parliamo della trama, però chi è l'assassino? Bah, non si sa. No, non lo diciamo. Diventa difficile parlare di che cosa si sta parlando. È un po' l'inganno della memoria. Tu vedi una roba, ma sarà veramente quella che ci sta facendo vedere, oppure dobbiamo scoprire dell'altro? Ecco. Quindi i miei film... Pochi lo sanno, anzi, forse alcuni, ovviamente chi ti conosce bene lo sa bene, ma ci sono alcuni che non sanno. Ci vuoi parlare invece proprio di questo rapporto insomma, di te e Gabriele Farina a livello lavorativo, no? A ogni film corrisponde un libro, o viceversa, chiaramente. E anche quella è da spiegare meglio. Te la spiega Gabri, perché una rete particolare. Diciamo che Pupi è partito quasi da Gabri, solo. Posso dire una cosa? Ma lo sai che assomigli al critico Broccoli? Chi è? Giornalista? Della Rai, Broccoli. Conosco, sì, cioè, so chi è. Beh, grazie, lo prendo come complimento. Era sicuramente un complimento. Che io amavo tanto, adesso è scomparso dalla Rai. Vai, questa vaga somiglianza, vai. No, dicevo, in realtà Pupi con La paura trema contro era partito volutamente quasi da solo. Poi ha iniziato a coinvolgerci... a coinvolgere questa squadra, diciamo, di scrittura, cioè anche la squadra tecnica l'aveva già più o meno intorno a lui. La squadra di scrittura ha iniziato a coinvolgere me, Corrado Artale, e si è sviluppato questo giochino di alternanze che poi ha tirato in ballo anche Antonio Tentori. Quindi succede... scrittore, ho letto molti libri, comprato Il profondo rosso storico. Un genio. Che dal secondo film in poi le sceneggiature sono scritte da Pupi, che ha anche l'idea del soggetto originario, è sempre la sua, e alternativamente da me, da Corrado Artale, e su tutte interviene poi sempre Antonio Tentori, e io e Artale ci occupiamo anche poi di scrivere la novelization tratta dalla sceneggiatura, per renderla un po' più varia. Abbiamo mischiato le carte, quindi se la sceneggiatura è firmata da Corrado, la novelization la scrivo io, e viceversa, in modo da variare un po'. Quindi alla fine in sceneggiatura ci siamo sempre io e Antonio, e loro 3-3 fanno 3 novelization e 3 sceneggiature. Abbiamo fatto questo giochino. Gioco di incastri è fantastico, questa è favolosa, è bellissimo. Il gioco di incastri c'ha il proprio stile, cioè io porto la storia, che è quella lì, finita. Però poi, per esempio, Corrado Artale è molto forte sui dialoghi. Cioè lui è proprio, c'ha proprio un modo, una verve nell'interpretare bene i personaggi, e quindi ragionare molto sul dialogo. Gabriele è un po' tutto, nel senso che lui capisce molto bene. No, ma lui capisce molto bene la linea da seguire, e quindi insomma si inserisce bene nuota assieme, mai contro, capito? Questo è fondamentale. Invece Tentori, Antonio, c'ha un'esperienza mostruosa, perché
lui praticamente con ha veramente lavorato su qualsiasi genere del cinema italiano, quindi un po' per aver lavorato con i grandi maestri Fulci, Argento, eccetera, eccetera, ma più che altro come saggista lui ha lavorato su tutti i generi, quindi non c'è un genere che dal thriller all'horror, dall'erotico cioè, appunto Chi si ferma a Roma, andate anche al Profondo Rosso Oscuro, ci sono dei libri con lui. Gozzi, straordinari, veramente c'è una grande... C'ho vissuto dentro il negozio di esatto, Luigi. C'è di tutto. Sì, e quindi Antonio, a parte che un'amicizia ormai da tanti anni, ma poi non c'è stato proprio nessun problema a lavorare proprio in sinergia in questo senso. Ottimo. E quindi la squadra è molto corposa, la squadra di scrittura, mentre invece la squadra tecnica è quella con cui ho lavorato già dalle mie prime cose, quindi se vogliamo quello è ancora più facile, perché ci sono delle volte che potrei non andare sul set a dirigere perché c'è Alessandro Benna che è il mio l'operatore, montatore del film, che ormai ci conosciamo talmente bene che sa che di questa la girerebbe così Pupi. Poi lui è anche, quindi c'è anche tanta fiducia, no? Veramente tanta fiducia. Sì, sì, ma ecco perché riusciamo a fare le cose molto rapidamente, anche molto, insomma, senza indugiare troppo, proprio perché c'è ormai una collaborazione da oltre 15 anni che andiamo. Bellissimo, molto bello. Senti, parliamo del tuo film finalmente, l'ultimo, sì. Nel ventre dell'enigma. Possiamo dire che è il più cruento tra quelli che hai fatto? No, secondo me no, perché ancora pochi passi e più. Qui è vero che ci sono. Forse. Possiamo dirlo perché si è sì. detto ci sono. Vabbè, 16 omicidi. Degli omicidi so che. Sì, sono 16 omicidi. Però sono con molta eleganza, diciamo, molto sì, raffinanti. Hai capito? C'è la coltellata del killer, perché allora il discorso che. Sono tutti film dove ogni genere ha il mio punto di vista, quindi uno potrebbe guardare il trailer e dice ha fatto il thriller argentiano, perché si vede l'assassino nero vestito, cappellaccio, guanti, però quel killer lì è così perché se parliamo di thriller, per me il thriller è argentiano, ma poteva essere nel film anche vestito con una tuta rossa e un cappello verde, certo, non certo. Sarebbe cambiato il senso del film. Quindi se si parla e poi di thriller... dico sempre, no? Quando ovviamente, vedi, adesso stai parlando di cappellino, guanti neri, no? Io lo dico sempre a tutti, ragazzi, è da Sei donne per l'assassino è l'Italia che ha creato, diciamo, certo, una certo. certa figura, no? Certo. Del killer, quindi andiamone fieri, andiamone fieri proprio, Ma sicuramente, c'è stato prima lui, sì. Diciamo che poi Argento invece l'ha portato proprio in auge. Alla grande. Hai capito? E quindi è più sdoganà, però è ovvio che Bava è venuto 5 anni prima dell'Uccello dalle prime di cristallo. Questo... No, non è che l'America ci insegna tutto, nel senso che qualcosa insegniamo pure a noi allora. No, sicuramente. Ah, ma loro lo sanno benissimo, Sì, lo sanno benissimo, perché Tarantino, Carpenter, Brand De Palma, ecco, Martin Scorsese, ecco. Quei film lì se li sono studiati benissimo e lo sanno, e non l'hanno mai nascosto. Sì, allora il più cruento perché ci sono 16 morti e l'assassino uccide in quel mondo lì con però, una coltellata nel ventre. È più cruento quello prima. Qui le modalità delle morti, secondo me, sono più cruente in ancora pochi passi. Sì, diciamo, ci sono situazioni un po'. Sono forse le morti di ancora pochi passi hanno un qualcosa di più come dire, stilistico, perché l'assassino di Ventre dell'Enigma uccide sempre in quel modo lì, c'è il modus operandi del serial killer. E cosa ci puoi dire della trama senza fare troppi spoiler? Anche ma la trama che questo... come dico io, la lisca, ecco. C'è questo assassino in questa Torino molto molto cupa, molto anche lì la città è sempre la stessa, ma è inquadrata in modo diverso in ogni film. Bisognerebbe aprire una parentesi anche su questa cosa perché è molto interessante. Comunque in Ventre dell'Enigma c'è questo assassino che uccide apparentemente scegliendo le vittime a caso e nello stesso tempo si entra e si esce da questa scuola fatiscente, diroccata, che non è la
scuola dove manderemo i nostri figli a studiare. Di sicuro. Esatto. Dove si stanno... Luigi Scarpa. Ciao Luigi, un bacione. Ciao Luigi, grande Luigi. E, dove si stanno svolgendo degli esami molto particolari. Bisogna cercare di capire l'attinenza tra le due cose. Questo è il senso del film. Però... Avete visto che come lavora comunque sul sociale anche in tutto e per tutto, no? Qui c'è lo sfondo della scuola. Ma poi c'è sempre molto di più della scuola. No, ma guarda, dopo la prima al cinema abbiamo fatto una bella chiacchierata anche di un'oretta più o meno col pubblico e ne è venuto fuori di tutto, proprio perché questo film ha veramente strade che partono cioè, e fanno il giro carpiati. Sai se lo ha visto Dario? Eh? Sai se lo ha visto Dario il film? No, però ha visto ancora pochi passi. Ok. Ha visto ancora pochi passi, gli è piaciuto, mi ha fatto i complimenti su come ho inquadrato Torino, e che lui è sempre molto affezionato. Ha notato alcune non mi viene il termine, citazioni del suo cinema, che anche lì, come fai a prendere le distanze da quest'uomo dopo che in 50 anni, no, ha percorso i binari della paura facendoli di tutti i colori? Diventa difficile. Difenderò sempre, pur sapendo che, certo, alcune sue ultime opere sicuramente non sono indimenticabili, chiaramente, però tutto ciò non cancella assolutamente la storia che lui ha fatto sia nel thrilling e sia nell'horror. Però i miei film sono davvero diversi, cioè non si rifanno al suo cinema. Però ovviamente ci sono delle cose che sono dentro, cresci con quella cosa lì, quindi l'estetica, l'uso della musica, il montaggio fatto in un certo modo. Quindi sì. A quali altri registi ti ispiri, se ce ne sono altri? Guarda, io dico sempre una cosa. In Italia, vabbè, Dario Argento, però i maestri del fantastico italiano li amo tutti, li ho studiati per anni, vari Fulci, Martino, Lado, cioè voglio dire, no? Poi ho avuto modo di conoscerli anche personalmente. Riccardo Lado. Sì, Aldo Lado. Vorrei ricordare Riccardo Freda, che è il primo che ha portato il primo film horror italiano. Troppo presto vengono dimenticati questi registi. Sì, Margheriti, no, ma ce ne sono tantissimi. Cosa dicevo? In Italia, invece... Ecco, in Italia... Dirò, dal punto di vista, cioè, se devo scegliere un regista straniero, a me piace moltissimo Night Shyamalan. E vai, allora oggi io ti amo ancora di più di prima. Grande. E se vogliamo, uno dei miei registi preferiti. No, io lo trovo eccezionale. Poi per carità, lui sai perché mi piace? Perché lui osa. Cioè lui osa tantissimo. Io non amo anche il giorno che è stato praticamente distrutto da tutti, compreso l'attore principale, di cui adesso non mi ricordo il nome, che ha detto è uno dei film che non rifarebbe mai più. Come si chiama lui? No. Non rifarebbe mai più quel film. Invece per carità. In qualche modo inquietante. Perché lui osa tantissimo e non si rifà a niente. È lui. Cioè a me piacciono quei registi, innanzitutto che sono autori. Cioè un regista che prende uno script, lo mette lì, che è tecnicamente valido, mi piace un po' meno. Uno che invece scrive la propria storia, la dirige, anche andando contro delle situazioni particolari, mi piace molto di più. E lui è uno che osa tantissimo, e con Dario c'ha questa cosa del twist finale che li accomuna, esatto. Capito? Cioè, e io nei miei film, nel mio piccolo, ho la stessa poetica, nel senso che io ti voglio prendere a braccetto, ti porto nel mio film e all'inizio dici: ma cosa mi stai facendo vedere? Perché poi il finale deve sovvertire un po' tutto. Questa è una caratteristica che ho, mi piace girarli in questo modo, e quindi diciamo che quei due registi sono i miei due punti di riferimento. Gabriele, la stessa domanda te la faccio pure a te, anche se la come regista è diversa. Dimmi. No, dico, anche se la poetica in entrambi è un'altra roba. Esatto. Ecco, a proposito di poeta, visto che anche poeta, Gabriele,
i tuoi scrittori preferiti, se hai qualche tuo scrittore. Scrittore. Poi mi dici pure i registi, però. Ah. Beh, scrittori, vabbè, dai classici dell'horror che vanno da Poe a Lovecraft, ovviamente, che hanno fatto la storia del genere, i grandi classici da Frankenstein, ma anche il gotico, il castello di Otranto, insomma, tutto il grande classico. E in realtà la mia lettura dell'horror è iniziata con King quando ero ragazzino, che ho scoperto, ora non ricordo qual è stato il primo, sarà stato forse Carrie che ho letto, e credo poi in 3 anni di aver letto tutti i 50 libri che aveva scritto fino a quel momento. Perché... C'è un film che è migliore del libro di Stephen King? Un film che ha superato il libro? Molti, ma dicono migliore... Misery. Molti dicono Misery. Migliore non saprei, però ci sono film che sono di altissimo livello tratti da King, come Misery, come Shining, anche se sappiamo che King l'ha sempre conosciuto, però sono film di altissimo livello. Non so dirti se sono migliori, anche perché è sempre difficile, o fai un film brutto tratto da un libro e allora è brutto, se no è difficile dire che quel film insomma ha qualcosa in più del libro. Sono cose che prendono strade diverse, addirittura sempre nel nostro piccolo, le novelization nostre che raccontano, partono dalla sceneggiatura, quindi raccontano il film più ancora che un film che racconti un libro, anche nel nostro caso poi prendono strade diverse e qualcosa cambia nella storia raccontata nel libro, quindi comunque diventano cose. Sì, la novelization deve dare qualcosa che non c'è nel film, non deve essere cioè deve avere anche brillare di luce propria, cioè a un certo punto la storia è quella, ma prendere un pochino anche le distanze o un punto diverso di vista. In questi giorni mi sto leggendo 3 libri appunto sulla trilogia degli animali di Dario Argento, con appunto anche la cooperazione di Luigi Cozzi. Ho trovato quello della Sonzogno? Il libro arancione della Sonzogno? I tre gialli? Aspetta, la guarda, te lo faccio vedere in diretta. Io, questo è il terzo, ne ho letti già i primi due, sull'uccello delle piume di cristallo e sul gatto a 9 code. Adesso leggendo. Okay. Esatto, questo bellissimo libro di Giovanni Modica con la collaborazione di Luigi Cozzi, e mi ha sorpreso un episodio che ovviamente Dario Argento, come molti registi, non tutti, hanno l'attore porta fortuna, quello che anche con un cameo, Mingotti, con pazza, si portano sempre da tutte le parti. Anche tu ce l'hai. Sì. Esatto. Si chiama Massimo Sacco. Oh, ecco, c'è sempre un libro di Marco da tutte le parti, insomma. In realtà lui è entrato nel secondo film, però c'è nel secondo, nel terzo, e adesso stiamo girando il quarto episodio, cioè il quarto film, e ci sarà anche nel quarto. Io non posso pensare di fare un film senza Massimo Sacco. Lo vedi, adoro. È un personaggio, come ti posso dire, hai presente Pavlo di Suspiria, quello che porta, esatto, il vapore? Sì, ecco. Sì. Quello che un giorno gli hanno tolto tutti i denti superiori e il giorno dopo gli hanno tolto tutti i denti. Bravo. E Dario, questo Giuseppe Transocchi si chiamava lui, l'ha incontrato alle poste mentre pagava una bolletta. Tocca a lui, lo vede e dice: ma tu vuoi fare il cinema? E lui, quello è rimasto, ha detto: ma non lo so, quella. E gli ha affibbiato quella parte lì. Ecco, io la stessa cosa ho avuto, questo Massimo Sacco che è venuto al Tour Location, no? Perché è un grande appassionato di Dario Argento, e ho detto: sarebbe meraviglioso se questo personaggio fosse collocato all'interno delle mie storie. E così è stato, e da allora mai più senza di lui. E lui ha questa faccia importante che potresti collocarla anche senza battute. Lui tiene in equilibrio un po' come i caratteristi degli anni 70, capito? Dove ci sono gli attori che hanno una preparazione importante, e quindi ne abbiamo tanti. Esatto, esatto, poi ci sono quegli attori che fanno cornice, che danno il contraltare agli altri, capito? Ecco, Massimo Sacco è veramente un esempio. I grandi caratteristi. Io uso molto quella cosa lì, infatti
il cast dei miei film sono sempre molto, molto corposi. Nel Ventre dell'Enigma sono 34 attori, quindi ce n'è di cinta. Alla faccia. Molti li scelgo, cioè li scegliamo nel cast proprio per... l'importante è che abbiano quella faccia lì, messo in quel modo lì, e ti fanno una scena. Ovviamente non puoi... Sono personaggi sugli attori, pupi, sugli attori. Senza fare nomi, non fare nomi nel caso ce ne fosse stata. Hai avuto problemi con qualcuno che o se la tirava un pochettino? No, sempre... Leggendo il libro di Dario, però è pure vero che lui molto spesso ha fatto dei film dove gli sono stati, ovviamente, lo sai, no? Imposti degli attori, dalle multinazionali, esatto, e quindi ha avuto problemi con alcuni attori, o che non si può recitare per niente, non facciamo nemmeno nomi. Ma li sappiamo, sono di dominio pubblico. Ho avuto problemi con Tony Musante, ho avuto problemi con Cristina Marcellaca, cioè voglio dire, lo sappiamo benissimo. Su questo film ha fatto delle critiche fantastiche su alcune attrici, dice non sapeva fare niente, meno male che ho fatto le riprese giuste per mandarla a casa. No, per carità, non mi ricordo il nome, quella che stava con... Sì, lui dice nelle interviste, no, ma il cinema proprio di genere è pieno di aneddoti. Poi quando le produzioni sono più alte sono e più c'è il problema e il rischio che possano accadere. Non mi hai fatto il primo piano, mi devi fare la ruta, hai capito? È molto più facile. No, i nostri set sono sempre molto, molto distesi, molto, molto tranquilli. C'è anche una sorta di coccolare l'attore più del dovuto, ecco, questo sì. Bello. Farlo sentire a casa proprio in tutte le persone. No, ma se no non porti a casa il risultato. Poi, sì, abbiamo comunque l'attore principale del film, è Diego Casale, che è un attore straordinario. Tra l'altro, sono molto contento e qua spendo una parola che adesso sta girando qua a Torino con Kevin Spacey, ragazzi. Cioè... Hai capito? Quello che l'America ha fatto fuori per delle accuse. Hai capito? Ecco. Un grande cast, e lui è co-protagonista e girerà insieme a questo mostro che, vabbè... E niente, Diego Casale è un attore straordinario e io dico sempre che lui non è un grande attore ma è un signor attore, cioè veramente ha un'umiltà e un lavorare proprio tirando proprio l'acqua al mulino. E poi quest'anno abbiamo, perché lui insegna anche in un'accademia, abbiamo attinto anche giovani attori promettenti che... ci hanno veramente scioccato facendo i casting. Abbiamo attinto nella sua accademia, prendendo appunto anche per parti importanti degli attori giovani che insomma ci hanno soddisfatto a pieno. Senti, se io ti dico è tutto il buio che c'è intorno, cosa mi rispondi? Ti rispondo che quello è il quarto film e siamo partiti con La paura trema contro, due punti, ancora pochi passi nel ventre dell'enigma e tutto il buio che c'è intorno, puntini, puntini, puntini. Ti faccio la domanda proprio così, questo è uno dei film che fa parte di qualche trilogia? No, fa parte dell'esalogia. Sono sei film uniti da questa frase misteriosa che si scoprirà alla fine del e sesto anche film. E sei differenziato, bravo. Perché? Beh, perché tutti quanti, la trilogia. No, ma guarda, ciccia, trilogia. Quando mi è venuta in mente questa cosa qui, che era già dentro il mio cervello, quando è nato il primo film, solo che non si poteva dire faccio il primo film e ne seguiranno altri cinque. Io me lo sono tenuto quel discorso lì, capito? Ma dentro era già chiaro il discorso, però ho detto faccio il primo film. Col secondo abbiamo dovuto palesare il progettone. E quindi niente, adesso stiamo girando questo, abbiamo già dato il primo chat del tutto buio che c'è intorno, e sarà un film fantastico, però sempre con venature thriller e horror. E, cosa possiamo dire di questo film nuovo? Anche lì colpi di scena molto, insomma, molto, film molto nutrito anche da questo punto di vista. Ed è tutto ambientato dentro, cioè almeno l'80% dentro una casa. Però non è il solito film, dice, ah, la casa, succede, cioè, capito? Dentro la casa perché ha un'impostazione molto teatrale,
tipo Agatha Christie, capito? Okay, per farti... perfetto. Però è molto importante quello che accade fuori da questa casa. Avete capito? Più... non si può dire troppo, però, se no è allora... Si può dire, però insomma, a questa impostazione la struttura qua è quella, abbiamo, ci sono dei personaggi che vivono in una casa e in questa casa, man mano che va avanti il film, entreranno delle persone da fuori e succederanno delle cose, ovviamente, bisognerà ancora una volta capire, come ti dicevo chi prima, sono questi personaggi che vivono in questa casa, perché queste persone arrivano da fuori, cosa vogliono. Potrebbe essere tipo alla lontana, dico, tipo dei Strangers, alla lontana. O non c'entra niente con le esterne che entrano? Sì. Potrebbe essere una degli spunti che siamo, siamo lontani, però ho capito lontana, il punto. Certo. Non è, insomma, c'è qualche attinenzina, c'è, sì. No, è proprio... quando si scoprirà poi di che cosa si parla, sarà un altro bel colpo di scena, questo sì. Assolutamente. Anche lì la sceneggiatura è stata firmata da me, da te, e poi mi confondo, neanche io mi ricordo, e da Antonio Tempi. Come non ti ricordi? No, perché capito che c'è quel giochino che ti ho detto, mentre invece con Natale ha già scritto il romanzo tratto dalla sceneggiatura, che è lì in coda, una sorta di catena di montaggio quella che stiamo facendo, hai capito? Torniamo un po' nel ventre del cinema, dell'enigma. Nel ventre dell'enigma. Che effetto è stato tornare al cinema? Lì, guarda, è stato bello, ma io l'ho detto anche al pubblico dopo, non è tanto che tutta quella gente lì, perché c'è stato di nuovo un sold out, il terzo sold out per il terzo mio film, come gli altri precedenti, anche se eravamo contingentati, ovviamente la sala era contingentata, però c'erano più sempre di 200 persone. Ma non è tanto stato bello il discorso che sono venuti a vedere il mio film, che quello è ovvio, non posso dire che non mi ha fatto piacere. Certo, è ovvio che fa piacere. Ma l'essere andati proprio al cinema. Cioè, io per primo... seduto al cinema dico che bello, potevo guardarmi anche un documentario su come si costruivano i cancelli, per dirti, no? Non era tanto, poi ovvio, dici cazzo è il mio film, meglio ancora. È proprio il dover, cioè è un po' come dopo 2 anni, come se perdi anche la fiducia, dici vabbè, ma potremo mai un domani rivivere quella cosa lì? Non sapevamo cosa aspettarci come risposta da parte. E ti posso dire che nessuno si è curato del problema. Tutti sorridenti, tutti... Beh, sorridenti non lo sai perché aveva la mascherina. No, si sorridono gli occhi. No, esatto. Era proprio stata una esatto, è stata una bella giornata di amicizie, di quello su tutto. Poi è ovvio che è stato... il film è piaciuto, c'erano anche, insomma... giornalisti, insomma, quelli che ti fanno un po' paura, c'era la stampa, il Corriere della Sera, insomma... Invece è piaciuto anche lì, cioè siamo contenti, ecco. Poi a me mi chiedono, ma com'è stato quella? Io l'avevo sempre molto distaccata sta cosa, non riesco mai a farmi coinvolgere più di tanto. Maurizio dice, è stato bellissimo ed emozionante, Maurizio Trenzi. Ah sì, lui è l'attore, è stato anche coproduttore del film insieme a me in questa avventura e anche nelle successive. No, non si è stato... può provare nel ventre dell'enigma, in DVD è vero, dovrebbe uscire. Adesso esce in DVD. Non è ancora uscito, ma a giugno esce. Dovrebbe uscire a giugno, sì. Tra l'altro, restando sulla prima, noi proprio per il discorso di catena di montaggio che faceva Pupi prima, il film praticamente era pronto a febbraio, anzi avevamo già la data a febbraio, marzo, non mi ricordo qual era. 25 gennaio. Il 25 gennaio eravamo già rinviato per fattore Covid. Esattamente, chiaro. Tutto, e noi sapendo che poi il DVD sarebbe uscito, diciamo, tra giugno e luglio, avevamo praticamente rinunciato al passaggio cinematografico. Quindi poi quando c'è stata questa apertura e il Cinema Massimo ci ha detto ci siete sempre col film, è stato... veramente un regalo in più. Sì, era quasi insperato ormai. Pupi, come è stato lavorare sotto Covid? Ma è quello, l'ho detto anche, cioè, i primi giorni sta mascherina ti lasciava un pochino, ti inibiva un pochino, no? È subentrata l'abitudine.
Brava, è diventata poi una cosa che non... perché il problema grande non era tanto di girare azione, motore, non è quello. Il problema grosso è proprio il comunicare con la persona che ti stava a fianco, hai capito? Perché certo, è anche, veramente... Ovviamente per dirgli a volte come doveva avere un viso, no? Anche, penso, sì, nel corso di una scena... Era quasi innaturale tutta la situazione, capito? Però poi no, è andato tranquillo, non ci sono stati problemi e questa cosa non ha assolutamente rovinato l'atmosfera del set, che nei nostri film è sempre molto giocosa. Sembra veramente che andiamo in gita quando giriamo, cioè poi si porta a casa... La stessa domanda a te l'ho fatta a tutti, anche al truccatore Vittorio Sodano, grandioso, ma l'ho fatta a tutti i registi. A che punto è il cinema indipendente italiano? Ma io lo trovo in salute, cioè c'è tanta gente che si dà da fare, vedo che comunque non si è persa questa cosa di dire... Quello che mi spaventa un pochino è il discorso delle piattaforme, quella è l'unica cosa. Perché la piattaforma... È solo quella la rovina o c'è anche uno Stato che non è che aiuti molto? No, lo Stato non aiuta, infatti noi siamo molto più distaccati dell'indipendente, cioè il cinema indipendente, ecco, noi siamo il cinema, facciamo cinema indipendente, ma tra gli indipendenti siamo i più indipendenti di tutti. Gli altri. Siamo proprio da un'altra parte, hai capito? I separatisti degli indipendentisti. No, cioè seguiamo tutto, siamo sempre molto... Però, hai capito, siamo su un isolotto, siamo la Sardegna dell'indipendente, hai capito? Comunque mi hanno confermato, cosa a cui credo anch'io, che negli ultimi 10-15 anni il cinema indipendente italiano sta crescendo veramente tanto di anno in anno, quindi è una cosa molto bella. Vedo tanta gente che insomma sforna prodotti, quindi la voglia è di continuare su quella, a prescindere da quello, dal perché lo fai. Cioè, capito? Cioè, uno dice, perché lo faccio? Per guadagnare, perché non so cosa fare a casa, perché come me non riuscirei a non farlo, proprio perché per me il mettermi in discussione, il fare arte per me è non so come è dirti, fondamentale, no? Passione. Quindi però vedo che c'è tanto movimento, ecco, quindi... fa ben sperare. No, ti dicevo della piattaforma, perché non dobbiamo pensare che la piattaforma sia l'ultima spiaggia, ecco. Assolutamente. Cioè, è bello stare a casa con la copertina, i popcorn, guardarti il film, no, non esco ancora, mi prendo il raffreddore. Non è la stessa emozione, lo diciamo spesso, non è la stessa. Però guardati un film al cinema, è un'altra roba. Esatto, con uno schermo completamente diverso. Per esperienza personale, noi abbiamo... Allora, quando finisci di fare un film, è un discorso talmente catartico che non ne puoi più. Cioè, l'hai ripreso. Prima l'hai scritto, l'hai pensato, l'hai ripreso, l'hai montato, l'hai insonorizzato, le musiche, così, non ne puoi più. Tu vai a vederlo al cinema, sembra che quella cosa non sia neanche tua. È vero. Per dirti. Confermo, perché si nota proprio... Se invece questo. Tu te la guardi a casa sulla piattaforma, è quella... il film che hai montato, ripreso, perché la dimensione del cinema non è assolutamente replicabile, cioè è un'esperienza unica, quindi, confermo, è già passata un'ora, quindi prima di salutarvi voglio ricordarvi domani il doppio appuntamento con gli Horror Awards. Sabato annuncerò le candidature dei cortometraggi per il festival della Puglia Horror Film Festival, appunto, e quindi mi agghingero come si dice. Vi voglio qui e tutte e due per l'uscita, quando uscirà il nuovo film, dai, così faccio una presentazione grandiosa. Ringrazio lo scrittore e non solo Gabriele Farina e regista e non solo Pupio Giano, e buona fortuna ragazzi. Grazie a te, grazie a te per tutto quello che fai, ok? Un bacio, è il minimo. Un bacio, ciao. Grazie. Ciao.